Ehi, gente! In base ai piani di volo assi, nella semifinale di domani voleremo contro la squadra dell'Islanda e quella del Belgio. Come ben sapete, noi abbiamo un solo aereo, mentre i nostri avversari ne hanno 15 per squadra. Ci siete? Vuol dire 31. Per avere una qualche possibilità dovremo mettere le due squadre una contro l'altra. Per prima cosa, Murray e Sly si infileranno nelle fogne sotto la città e raggiungeranno il condotto di ventilazione che li porterà nella stanza d'albergo della squadra dell'Islanda. Rubate uno dei loro elmi vichinghi e raggiungerete l'hangar della squadra del Belgio. Danneggiate uno dei loro aerei e lasciate in bella vista l'elmo per incolpare gli islandesi del danno. Seconda mossa, io e Murray ruberemo un fazzoletto con lo stemma della squadra del Belgio. Nel frattempo lo sciamano penetrerà nel camion dove si trova la scultura di ghiaccio portafortuna dell'Islanda. Sly la ruberà e lascerà sul posto il fazzoletto, incolpando i belgi del furto. Ci siete? Incastreremo le due squadre, così alle semifinali si colpiranno fra loro e lasceranno stare Sly. Io intanto potenzierò le difese del nostro hangar. Non si sa mai, una delle squadre potrebbe volerci fare qualche brutto scherzo. Dall'Islanda la loro scultura di ghiaccio portafortuna. In tempo per le semifinali di domani. Ho dato all'autista delle istruzioni sbagliate, così girerà in tondo per ore. Dobbiamo entrare nel furgone, rubare la scultura e lasciare delle tracce che incolpino la squadra del Belgio. Bella pensata, la squadra dell'Islanda non cercherà di farmi fuori se crederanno che i belgi hanno rubato la scultura. L'idea è questa. Ora, per prima cosa, dobbiamo rubare i fazzoletti ufficiali del Belgio, con lo stemma e i ricami in oro. Murray si infiltrerà e farà ridere uno di quei belgi noiosissimi, è risaputo che sono dei musoni. Quindi entrerò io e ruberò il fazzoletto. Direi che entrare nel furgone è un lavoro adatto allo sciamano. Potrebbe sfondare i portelloni con la testa di qualche guardia. D'accordo, controllo che sia in posizione. Ok, Murray, non ti voglio mettere fretta, ma devi trovare un pilota belga e farlo ridere abbastanza da permettere a Bentley di agire. È una cosa seria, amico, questi ragazzi sono un po' nervosi. Se scoprono che li stiamo derubando, ci cacceranno dalla competizione assi. Salve, volatile belga, ti piace l'umorismo? Penso che sia ora che il signor tutto d'un pezzo si faccia una risata. Che ne dici? Qual era il piatto preferito di Gengis Khan? Il cervello del suo nemico, capito? Voglio dire, è strana, più rozza che divertente, ma devi ammettere che è un po' strana, no? Un gallo sta sul confine tra Italia e Olanda. Da che parte cadrà l'uovo? Il gallo non fa le uova. E poi, Italia e Olanda non confinano! Il barone è un tipo... Oh, mi piace volare, non uscire. I miei baffi sono davvero macio. Non è granché, eh? Con questa non posso fare testa o coda. L'hai capita? Fa ridere se si pensa che quando si tira una monetina viene fuori o testa o croce. Ah! Oh, andiamo! Questa battuta era oro! Mai visto nessuno che si mette un pugno intero in gola? Ta-da! E... No! No! Aiuto! Ok, Bentley, ci siamo.
muoviti finché il belga sta ridendo. Ti sentirà sicuramente mentre peschi il fazzoletto. Bel lavoro, ci vediamo fuori con gli altri. Ora tocca allo sciamano. Bentley è con me, abbiamo il fazzoletto. Ma non riusciremo mai a rubare la statua di ghiaccio se prima non riusciamo a entrare nel furgone blindato. Direi che qui il morbido sono i portelloni posteriori. Già, sono sicuro che non si accorgeranno che stai sfondando i portelloni con le loro teste. Bentley ha preparato il percorso verso il furgone, ma sbrighiamoci, qualcosa è veloce. Sly, tocca a te. Dovrai correre per arrivare là sopra, ma poi saltare dentro al tetto dovrebbe essere facile. Thank you.
lavoro, l'Islanda darà di sicuro la colpa ai belgi. Nel combattimento di domani si faranno fuori tra loro.